con Top Volley. Buona settimana alla presidente della FIFA di Bologna, Rosario Paladino. Ciao Rosario, ben trovato. Grazie Laura, ben trovati a tutti. Speriamo che siano sempre numerosi quelli che ci osservano nelle diverse espressioni del nostro programma in giro, no? Anche perché stiamo entrando nel vivo della stagione, Rosario, ci sono già i primi titoli assegnati anche a livello regionale e tu ne festeggi subito uno. Ma sì, festeggiamo quello più basso, quello dei bambini, dei ragazzini più piccoli, ma ci fa molto piacere, uno perché è un titolo al maschile, due perché in questa nuova forma, espressione della pallavolo, che è quella del 3x3, che è quella che fa venire la voglia di giocare a pallavolo, cioè sono i primi rudimenti della pallavolo, ma sono i rudimenti che contengono dentro tutti i fondamentali, e la battuta, la schiacciata, il tentativo di costruire il gioco. Quindi una cosa bella che di recente, ormai da qualche anno, che ha preso campo e che però evidentemente a Bologna ha trovato tanti ragazzini interessati e anche bravi, visto che hanno conquistato questa finale regionale che li porterà anche a combattere fuori dalla nostra regione nella fase nazionale del torneo 3x3. Ecco, questo credo che sia da sottolineare, il fatto che adesso, al di là di come andrà la fase nazionale, c'è l'opportunità di fare un'esperienza diversa per i nostri giovani, e comunque una squadra come quella della Zinella, che è ripartita quest'anno con un nuovo progetto affiliato con il San Lazzaro, e quindi comunque è un movimento sempre vivo, nonostante appunto i numeri dei maschietti siano minori di quelli delle bimbe. Sì, ma ci fa piacere perché uno, come giustamente sottolineato tu, questo risultato è espressione anche di un accordo tra il movimento femminile e quello maschile. Il movimento femminile è nella fattispecie la VIP Coveme di San Lazzaro, che ha sposato il progetto maschile che dicevi tu e l'ha inglobato dentro la sua organizzazione, peraltro di eccellenza sul nostro territorio. Quindi è di buon auspicio per il futuro, perché dietro c'è una società così come lo era la Zinella allora, ben organizzata, questa lo è la VIP, e speriamo che i ragazzi continuino a fare la loro attività partendo da questo primo risultato al primo anno come società, si può dire maschile al femminile, e vediamo un po', che speriamo anche che in campo nazionale facciano valere quelle doti che hanno dimostrato anche qua a livello regionale. Hai altre squadre qualificate per i regionali, visto che il prossimo si giocherà a Piacenza con l'Under 14? Sì, adesso noi abbiamo appena finito l'altra fase dell'Under 19, dove c'era la solita nostra VIP Zinella presente, e via via ora si svolgeranno le altre finali campionati nazionali, soprattutto al femminile abbiamo più speranze, campionati regionali, scusate, e abbiamo maggiori speranze di poter andare avanti. Vediamo un po', quello è un altro auspicio, un'altra speranza, un altro modo di dare risposta a quel lavoro che quotidianamente si svolge dentro le nostre palestre. Speriamo che poi questo porti ad avere risultati anche con le squadre maggiori, ad aspirare sempre a trovare questa squadra faro che guidi un po' la pallavolo bolognese. Intanto si avvicina anche il 15 di maggio, ovvero Cesenati, con il trofeo delle province, poi ci concentriamo anche sui playoff che attendono invece le nostre squadre di Serie B. Noi ci muoviamo perché nel frattempo la nostra selezione, penso a quella maschile, ha partecipato a uno dei tornei che ci sono in questo periodo, e nella fattispecie quello intitolato all'anniversario della Liberazione, che si è svolta a Modena, dove i nostri con il nostro gruppo molto giovane, approntato insomma di recente e non certo strutturato così come lo sono altre squadre quali quella di Modena, ha partecipato al torneo ben figurando e raggiungendo un secondo posto, che nella categoria non è neanche da scartare. È un momento dove le selezioni si incominciano ad incontrare, questo è stato uno di quei momenti. Dopo continueranno con la fase di preparazione proprio al torneo da qua, insomma, questi 20 giorni che rimangono alla data del torneo, dopodiché vedremo. Con le ragazze è un po' più difficile perché partecipano alle varie fasi appunto di livello regionale, ed è più difficile mettere insieme quella selezione. Abbiamo questa squadra dell'Under che è impegnata nelle finali regionali e che rappresenta quella collaborazione tra Idea Volley e Progress. Insomma, vediamo un po' come sortirà, che effetto sortirà la loro partecipazione.
Ovviamente appunto, continuiamo a darvi l'appuntamento 14 e 15 di maggio a Cesenate con il trofeo delle province, si giocherà sia l'indoor che il beach, tutte le province dell'Emilia Romagna convoglieranno sul Cesenatico, saranno 2 giorni in realtà già dal venerdì perché poi la grande festa della pallavolo inizia il venerdì con anche i presidenti provinciali che avranno questo momento di confronto, ma soprattutto i nostri protagonisti che saranno i nostri bimbi e le nostre bimbe con tutti i loro staff tecnici pronti a conquistare anche un titolo perché comunque male non fa, ma anche per vivere 3 giorni insieme. Ma non solo, l'insieme è anche utile per questo, perché a corollario dell'evento, e non soltanto a corollario, ma è parte integrante dell'evento, ci sono tutti quegli aspetti formativi, informativi tra i tecnici e tra gli arbitri. Infatti quello è un modo pure per premiare quegli arbitri che sono bene distinti nel corso della stagione e che andranno ad arbitrare queste gare, gli arbitri più giovani, magari quelli più promettenti, quelli che più meritano per l'attività che hanno svolto in campo provinciale, anche in quella sede si ritrovano e sarà un momento di incontro anche per loro, di formazione, di qualificazione, perché arbitrano le partite di sicuro interesse, almeno certamente dal punto di vista agonistico, ma anche tecnico, perché spesso si sono viste, soprattutto nelle fasi finali, delle gran belle partite, ma sono momenti anche per i tecnici per confrontare le loro esperienze maturate nel corso dell'anno, per cercare delle date, delle indicazioni che possano essere di sviluppo del trofeo delle province. Ogni anno è stata fucina di idee, sicuramente quel momento di incontro che, come giustamente ricordavi tu, parte dal venerdì sera quando i ragazzi si ritrovano e poi perdurare, per proseguire nel sabato e la domenica, ricordando sempre 2 discipline dell'indoor e del beach, che al mare, poi a Cesenatico la fa di padrona. Sperando che il tempo sia un po' migliore delle ultime ore. Esatto, benissimo. Perché insomma, visto la neve nel nostro Appennino di ieri. Andiamo invece, Rosario, appunto a raccontare quello che accadrà per quanto riguarda le nostre squadre della Serie B, perché ufficialmente l'Idea Vole e l'MT Motori Elettrici è qualificata per i playoff, quindi ci sarà una proseguo di stagione che non sarà facile, perché ricordiamo che qualificarsi da terza comunque obbliga a giocare sempre la bella fuori e soprattutto obbliga ad un tour de force di partite tra l'infrasettimanale e il turno normale del sabato davvero impegnativo. Infatti ora bisogna misurarsi con l'infrasettimana, come ricordavi tu, con gli accoppiamenti che sono con le altre formazioni di altri gironi che non sappiamo quanto più forti o meno rispetto a questo. Si tratterà di giocare con quelle di un livello probabilmente anche superiore, ma lì ci si misura, perché nei playoff non è quello. Bisogna affrontare le fasi del caldo quando verrà, insomma vediamo, è complesso il playoff, però è riuscire a farne parte è una cosa estremamente importante. Certo, i numeri sono piccoli perché sono solo quattro le squadre su 12 che possono garantirsi il campionato superiore il prossimo anno, però vediamo e speriamo che ci si riesca, grazie anche a questa presenza di Idea Vole, che un po' forse indirettamente aiutato anche da Coveme, che ha fatto un risultato importante contro una rivale diretta per accedere a quei playoff contro la squadra di Perugia proprio questa fine settimana, e penso che questo abbia dato forza a un movimento che nel complesso rappresenta Bologna, perché dobbiamo pensare questo, anche se solo una squadra delle nostre 2 di B1 parteciperà alle fasi finali dei playoff, tutto il movimento di Bologna penso che faccia il tifo per l'Idea Vole, così come vogliamo tutti che sia, e che possano raggiungere il risultato che loro, al quale aspirano. Poi comunque ricordiamo, diciamo, anche sottolineiamo come il Coveme Salazar stia continuando ad onorare il campionato nonostante non abbia più nulla da chiedere, appunto andare ad espugnare un campo difficile come quello di Perugia, una squadra già proiettata così, oltretutto su un campo che aveva appena visto, certo, anche la finale, la semifinale vinta, quindi la finale conquistata dagli uomini con la Serie A, quindi c'è, certo, grande voglia di pallavolo a Perugia. E questo è un risultato sicuramente significativo. Sì, importantissimo, perché San Lazzaro ha giocato con tante difficoltà nel corso dell'anno, facendo giocare molto giovani e alcune giovani del proprio vivaio, insomma, secondo me è un'esperienza positiva. Ha messo in campo anche questa esperienza col maschile che la impegna perlomeno dal punto di vista organizzativo, anche da questo punto di vista, cioè quello di stare impegnata su più fronti tutti i fine settimana, quindi un sacrificio che però guarda avanti e guarda con saggezza a condurre una società che possa avere aspirazioni a più aspirazioni alte, però avendo sempre i piedi poggiati per terra e facendo il passo
così adeguato rispetto alle risorse di cui può disporre, insomma un movimento vivo. Io sono molto contento per la stagione tutta, ma voglio ricordare anche questo, nella B2, nel femminile, un altro che avevamo per spacciato, il Clay CSI Imola. Fino a solo una settimana fa. Fino a pochissime settimane fa, perché dai, ci hanno già abituato a qualche buon risultato ultimamente, questo è vero. Ma addirittura tirarsi fuori in una sola giornata grazie a un risultato secondo me costruito molto bene, perché era importante vincere questa partita in questo momento contro una vicina concorrente, diciamo, e soprattutto per allontanarsi da quei tre posti finali che non garantiscono la permanenza nel campionato. Certo non è finita, ancora è dura, perché bisogna arrivare alla fine, sono pochissime le partite ma pochissimi punti a disposizione, qualche spazio insomma ancora bisogna conquistarselo stringendo i denti. Ecco, ecco, ricordiamo che poi il Clay CSI non lo facciamo spesso, ma anche delle altre squadre che partecipano ai campionati, tra cui la Serie C, che anche in questo caso insomma sta dando delle buone soddisfazioni, una squadra, una società quindi in crescita in questa parte finale di stagione. Andiamo invece a raccontare anche dei nostri maschi, perché appunto c'è una Serie C che sta facendo bene con Mezzinella, che sta facendo bene con l'Atletico, c'è Lozano a livello femminile che altrettanto è lanciata verso una seconda parte di stagione. Sono tutte società innanzitutto di tradizione, dobbiamo dire, perché quelle che tu hai citato sono società che da anni sono impegnate sul nostro territorio, non soltanto con le formazioni diciamo di vertice, forse di più nel femminile che non nel maschile, ma mi viene a pensare Ozzano ha un ricco vivaio giovanile fatto anche di collaborazioni con altre società, ma anche di materiale proprio, a tecnici molto bravi che seguono l'attività giovanile, quindi è un modo anche questo per dare espressione a questi giovani che si fanno vedere nei campionati di categoria, ma che anche nei campionati di serie ben figurano, perché anche lì Ozzano fa giocare delle ragazze giovani in mezzo insieme a qualche ragazza più esperta, però insomma riuscire a stare lì vicino a una super squadra che conosciamo, che è quella dell'Atletico, che ha dominato praticamente il campionato in termini numerici, ma lei è sempre stata là vicino, non l'ha mai abbandonata ed è seconda. Insomma, penso che sia una soddisfazione per quella società. Ma altrettanto bene i maschi, che sappiamo bene con quale difficoltà e in quale difficoltà si muovono, occupano posizioni di metà classifica, ma dimostrano sempre di saper inserire dei giovani atleti in queste formazioni di C e D, che sono anche campionati difficili per i ragazzi giovani, perché si sono trovati a confrontare la propria qualità contro atleti molto più esperti, soprattutto, ripeto, nel maschile, dove giocano a quel livello giocatori anche di età, dove anche la differenza fisica si vede, sì, soprattutto esatto, quando hai 18-19 anni con chi magari ne ha già 25-30. E anche l'esperienza di vecchi giocatori, tra virgolette, mai vecchi, ma comunque insomma che si danno un grande affare. Veterani dei nostri campionati. Veterani. Senti, tu hai sempre grande attenzione anche per il mondo della scuola, così con il tuo comitato. Si avvicina un trofeo altrettanto importante, storico, che è il trofeo, è il Memorial Canellini, quindi il trofeo Primavera. Un altro momento di aggregazione per chi ama la pallavolo, ma non solo, perché in realtà qui saranno proprio le scuole protagoniste, elementari e medie, circa 1000 ragazzini maschi e femmine insieme per vivere la pallavolo in maniera diversa, quindi che non su un campo, nella struttura diciamo societaria classica. Hai ricordato benissimo questa esperienza che ormai vive da tantissimi anni, appunto col trofeo Primavera, che è l'unico fra l'altro del settore della pallavolo che è riconosciuto dall'ufficio scolastico provinciale, che lo inserisce nei programmi di attività per le scuole. Questo è un momento di incontro che sarà l'11 maggio, mi ricordo, se non ricordo male la data, sarà un momento importante. Sempre a San Lazzaro. Sempre a San Lazzaro. Ovviamente non c'è più, ecco, non c'è più la Pala Samena, quindi vi spostate di campo. Sì, lo facciamo al Pala Iuri, che è sempre una bella struttura di San Lazzaro, in grado di ospitare questa numerosa orda di bambini e bambine provenienti dalle scuole di più parti della città, orientata verso est, però insomma quella fetta di territorio è particolarmente ricco di società che operano nel mondo della pallavolo e che operano all'interno delle scuole. Quindi praticamente è un ritorno che la scuola fa, che la scuola dà a questo progetto che
vive nel corso dell'anno. È un progetto che insomma, ormai negli anni ha dato a tanti ragazzini e ragazzine opportunità di giocare a pallavolo, ma soprattutto gli ha dato lo spunto per continuare questa loro attività all'interno delle società sportive che hanno assistito questo percorso. Noi contribuiamo anche come comitato a sostenere questa attività, anche fornendo gli istruttori che partecipano, che nel corso dell'anno, alla realizzazione, insomma, di questi interventi, chiamiamolo così, all'interno delle scuole, perché di questo si deve trattare, dove non c'è solo la pallavolo, c'è il movimento in senso lato, soprattutto per quell'attività motoria che si può svolgere all'interno delle scuole elementari. Sì, la psicomotricità, più che appunto lo sport. Certo, non soltanto la disciplina della pallavolo, ma sono i rudimenti per incominciare a giocare, a divertirsi e a prendere confidenza con lo sport prima ancora che con la rete e il pallone da pallavolo. E prendere confidenza appunto con un gioco difficile, perché sappiamo bene che la pallavolo non è di facile apprendimento se non dopo tanta fatica. Però abbiamo degli ottimi istruttori che secondo me sanno lavorare molto bene con i giovanissimi, con i bambini più piccoli, e soprattutto hanno dei progetti che già la federazione ha impostato da tantissimi anni, che sono quelli che girano all'interno e che vengono approvati dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università, che da tanti anni vengono proposti sul nostro territorio, non solo, ma anche in campo nazionale. Tu oltretutto ci avevi annunciato la settimana scorsa una convention, come gruppo di studio che state facendo come federazione a Roma, come commissione, proprio per cercare di approfondire quello che sarà la stagione prossima anche a livello tecnico. Sì, e ci sono delle, ancora sono in termini di propositivi, non ci sono dei progetti definitivi, perché bisognerà che ci si rincontri nuovamente, che seguano il vaglio della consulta della consulta dei presidenti regionali, ma si muovono molte cose in campo maschile. Si sta ragionando sull'età, sul periodo, sulle classi di età e sul tipo di attività da svolgere, soprattutto a livello promozionale, come anche si sta pensando di qualificare quei ragazzi che crescono, che cercano di trovare uno sbocco, soprattutto e appunto nel settore maschile, che possano frequentare sempre di più i ragazzi più giovani, i campionati del C e D, che devono essere sempre più orientati ad ospitare ragazzi di 16-17 anni. Probabilmente si penserà a un campionato nazionale. Ancora ci sono una serie di spunti interessanti, perché il nostro è stato sì un appuntamento organizzativo della federazione, degli organi della federazione, ma siamo stati assistiti nella nostra discussione anche da uno dei selezionatori maschile a livello nazionale, Mario Barbiero, che è il prof che segue un po' le nazionali giovanili e che ci ha dato molte informazioni proprio dal punto di vista della progressione didattica. E poi fa anche tanti regional day, quindi comunque ha avuto anche modo di valutare quello che è la situazione in Italia. Per effetto di conoscere il territorio, infatti i suoi dati vengono fuori proprio da una valutazione di quello che sono stati quei regional day che lui ha frequentato, dove è stato docente nei confronti dei nostri selezionatori sia regionali che provinciali, e dove ha portato la sua esperienza e la sua grande capacità, fra l'altro, di dialogo con i ragazzi, perché io l'ho visto spesso. Sì, è stato anche protagonista proprio in Emilia Romagna, abbiamo anche le immagini. Sì, esatto, è una persona affabilissima anche con i ragazzi e sa cogliere il meglio dai giovanissimi. Abbiamo parlato di giovanissimi, quindi concludiamo con quello che è il mini volley, perché anche questa è un'attività molto viva e c'è grande attenzione da parte vostra verso le famiglie, verso il territorio e verso i più piccoli. Noi ci avviciniamo sempre di più a quella festa finale che di solito facciamo in maggio, ma è un percorso che percorriamo da inizio stagione, da novembre in avanti. Gli appuntamenti sono frequenti. Il mini volley è un campo della pallavolo che dobbiamo sapere costruire bene. Non deve essere il tentativo di scimmiottare la pallavolo dei più grandi, deve essere un avvicinamento alla pallavolo con tutte quelle progressioni didattiche e motorie che devono portare
a fare divertire ragazzini e ragazzine. La pallavolo non ha il canestro da segnare, non ha i numeri da riportare o i gol che sono segnati. Dovremmo trovare qualche cosa che gli aiuti di più. Il progetto S3 della federazione va in quella direzione. L'S3 è simbolo dello spike, della schiacciata, è acronimo di tante cose, del 3x3. Questo simbolo S3 raccoglie tutti questi spunti. Dobbiamo poter far sì che ragazzine e ragazzine, tornando a casa, dicano che hanno fatto 50 schiacciate, che le hanno prodotto tanti punti o tante battute. La S sta anche per service, per i servizi, insomma, ci sono più cose. È un lavoro interessante e noi siamo qua a dare il nostro sostegno a tutte quelle società che hanno voglia di impegnarsi per fare grande la pallavolo, non solo in Bologna, ma in campo nazionale. Campo nazionale, ti rubo un secondo. Sì. Piacenza femminile e in finale con Conegliano per quanto riguarda appunto lo scudetto donne. Modena e Perugia invece si contenderanno quello maschile. Piacenza uomini già qualificate per la prossima challenge. Chi vince lo scudetto maschile e femminile? Ah, bellissimo, queste sono bellissime domande alle quali non bisogna dare risposta, perché due squadre che arrivano in finale, che arrivano in questa maniera alle finali, secondo me se la gioco. Come si fai a dire Modena? Dovresti dire Modena nel maschile? Ma non puoi non lasciare a Perugia questa possibilità. Anche perché come sta giocando Perugia? Ha eliminato una delle società che era stata costruita forse per vincere lo scudetto, e non solo. E non solo quello, perché ci mettiamo anche le coppe, quindi è difficile. Questo per quello riguarda il maschile. E nel femminile come fai? Anche lì sono realtà che valgono andare a vedere, questo è importante. Soprattutto andiamola a vedere, facciamo il tifo per chi vi pare, ma facciamo il tifo per la pallavolo, per la bella pallavolo, perché quando si arriva alla finale, quello che lo spettatore vuole vedere lo spettacolo sportivo, e penso che siano tutte formazioni in grado di dare forza al movimento attraverso lo spettacolo, dando immagine di quello che siamo capaci di fare, uomini e donne. Lo vedremo e poi speriamo nei risultati delle nostre nazionali che devono... Che perché qualcuna... è tutto bonito, esatto, sta già lavorando, esatto, bisogna, esatto, davvero avvicinarsi molto. Dobbiamo rapidamente quel a quel posto, posto che ci serve. Esatto, a Rio 2016. Esatto. Intanto oggi Gianni, vabbè, ha detto che secondo lui l'Italia maschile torna sicuramente con una medaglia da Rio. Beh, se lo dice lui dobbiamo direi stare che... tranquillo, lui è esperto penso di medaglie, direi di che risultati più di noi, però... positivi. Certo. Allora, noi apriamo subito la pagina dedicata a Piacenza, la facciamo andando a sentire il presidente Marco Bergonzi, poi grazie a Matteo Marchetti che invece ci ha realizzato l'intervista al termine della finale, gara 1 tra Piacenza e Conegliano. Marco Gaspari, partiamo da un pessimo approccio dovuto secondo te a che cosa? Partiamo dal fatto che c'è stato un pessimo approccio, dovuto non lo so a cosa, se no avrei cercato di ridurlo il prima possibile. Loro sono stati molto aggressivi nel primo set alla battuta, perché obiettivamente hanno avuto un livello di servizio che ci ha messo molto in difficoltà. Siamo andati in affanno, abbiamo fatto fatica sulla palla alta con il loro muro che obiettivamente è molto importante, e il set è andato così. E dopo la squadra si è data una scossa, ma non era la squadra sanguigna che è sempre stata ultimamente, quindi la cosa che mi fa ben sperare è il fatto che siamo rimasti attaccati la partita, però in attacco non eravamo sciolti, non eravamo fluidi, merito di un muro loro che è molto alto, perché da questa postazione vedevo solo Kite veramente coperta dal muro di Vasile Antonacchi, però troppi palloni gestiti male, tante palle slash che dobbiamo mettere a terra, nel momento in cui battiamo bene dobbiamo approfittarne, questo è secondo me la chiave, nel senso che contro una squadra così che fa della velocità il gioco, della forza fisica, forza atletica, il loro modo di buttare la palla a terra, o si rischia qualcosina in battuta o diventa problematico impensierirli. Il terzo set secondo me è stato molto positivo, però quando abbiamo avuto i palloni per andare avanti ce lo siamo creati noi il gap negativo, e questo in una finale scudetto non può accadere. Laura Melandri, possiamo dire che avete giocato un set e mezzo contro questa Conegliano, non basta? Sì, non basta, loro credo che abbiano fatto una grande partita, noi ci abbiamo messo un po' troppo forse a prendergli le misure muro di
difesa. Credo che abbiamo ancora nelle gambe la partita di domenica e dobbiamo cercare veramente di ritrovare la forza, anche se magari le gambe non rispondono come vorremmo. Non deve essere un alibi questo, per carità, però comunque è una realtà di fatto. E penso che abbiamo finito bene la partita e abbiamo dimostrato che comunque non siamo tanto più indietro rispetto a loro. E quindi ripartiamo dall'ultimo set. Ecco, trovando un aspetto positivo, nonostante una partita appunto non eccezionale, avete comunque rischiato di vincere il terzo set, anche nel secondo, più di metà del secondo set eravate avanti. Sì, noi dobbiamo purtroppo cercare di tenere anche quando loro magari rientrano in partita, perché sono una squadra che ha un attacco fortissimo e quindi sappiamo che qualche punto è normale, è inevitabile che lo facciano, però secondo me noi possiamo fare molto di più in difesa e toccare qualche pallone di più a muro. Concludiamo la puntata odierna di Top Volley insieme alla presidente della FIPAV Emilia Romagna, ben ritrovata Silvano Brusori. Ciao Silvano. Ciao Laura, buonasera a tutti. Abbiamo già fatto un po' una panoramica di quanto sta accadendo in regione, partendo ovviamente dalla Serie A. Direi che puoi festeggiare una promozione con Forlì femminile. Hai Piacenza donne in finale scudetto, Piacenza uomini in challenger l'anno prossimo, Modena in finale scudetto maschile. Direi che sì, posso essere solo contento di questi risultati, oltretutto di grande livello, perché riguardano tutte le squadre di Serie A, quindi sia il maschile con Modena, sia il femminile, sia Piacenza, sia Forlì. Quindi è un'ennesima testimonianza che la pallavolo anche di alto vertice in Emilia Romagna va e va bene. Quindi adesso ovviamente ci sono le due, la maschile e la femminile, che se la giocano in bocca al lupo tutte e due, ovviamente vinca l'Emilia Romagna. E intanto ci sono anche dei piccoli, però, partendo dall'Under 13 che vanno in campo, perché stai definendo l'attività regionale. Sì, è proprio il momento clou in cui, adesso, fra domenica e lunedì, come avete già anche accennato voi, abbiamo avuto il primo step che si è visto ad Argenta, le finali Under 13 3x3, e con più la vedo e più dico che l'esperienza e l'esperimento è da continuare, perché ho visto anche dei ragazzi già ben impostati, anche se è un Under 13. È sicuramente una pallavolo leggermente diversa, però permette veramente ai ragazzi, ai ragazzini, di poter giocare e divertirsi. Ha vinto Bologna, secondo Modena, e quindi tutte e due disputeranno le finali nazionali, che si disputeranno in Veneto, e quindi in bocca al lupo anche a loro, perché possono portare a casa dei risultati. È un altro piccolo segno del nostro movimento, che comunque ha visto un'ottima partecipazione anche di pubblico, che si è divertito a vedere questi ragazzini che giocano. È un 3x3 in un campetto un pochino più piccolo, però obiettivamente lo spirito e il fine che ci si dava, che i ragazzi potessero toccare di più la palla, che potessero divertirsi, che potessero provare i fondamentali in maniera più continua senza essere esclusi a volte dal gioco, lo si sta raggiungendo questo fine. E questo è per quanto riguarda l'Under 13 maschile, esatto. Però l'attività entra nel vivo anche con gli altri campionati. Poi c'è stato l'altra finale regionale, scusami, a Modena, che ha visto le quattro semifinaliste e le due finaliste. Avevamo due di Modena, Ferrara e Bologna. La spuntata Modena con la DHL effettivamente ha una squadra molto forte, che credo che potrà farsi rispettare. Stiamo parlando di che categoria? Under 19 maschile, ti chiedo scusa. E ho visto un'ottima squadra che ha dato 3-0 a tutte quante le avversarie, sia Bologna che all'altra di Modena. Se lo è meritato, e credo che abbia dei valori molto alti. Se ci spostiamo invece a Piacenza, al prossimo, esattamente, prossimo fine settimana avremo sia l'Under 14 maschile sia l'Under 14 femminile. A Rivergaro avremo l'Under 14 femminile e a Modena di nuovo l'Under 14 maschile. E un'ennesima finale che qualificherà poi le squadre che andranno alle finali nazionali. Hai già le squadre che sono ammesse? Vado a leggere, perché non vorrei peccare di amnesia. Abbiamo a Modena, abbiamo per il maschile.
Ravenna, maschile, quindi. Quelli maschile, quindi l'under 14 maschile, abbiamo il Ravenna, Modena, Parma e Forlì Cesena. Quindi questa è quello quanto avverrà a Modena. Ricordiamo allora anche quando si gioca, perché la prima semifinale è alle 10.30 di domenica con Ravenna contro Parma. Poi si gioca invece la seconda semifinale in contemporanea Modena contro Forlì, la finalissima alle 17. Quindi questo è per quanto riguarda il maschile. Per quanto invece riguarda il femminile, l'organizzazione è andata a Piacenza con la società del River Volley, che voglio ringraziare, perché l'organizzazione comunque presuppone sempre un certo sforzo organizzativo e anche un certo impegno. Qui avremo Bologna, Modena, Piacenza ovviamente e un'altra squadra di Bologna. Che poi sono Bologna come Progresso e Bologna come Ozzano, quindi queste sono le due. Allora si gioca alle Final Four domenica sempre alle 10.30 le due semifinali in contemporanea, Progresso contro Ozzano, quindi un derby bolognese, dall'altra bolognese. Parte Modena contro Piacenza, la finale invece sempre domenica pomeriggio alle ore 17. Esatto. Quindi tu non ti disdoppierai, sarai da una parte. Sarò a Piacenza, ecco. Perché l'ho promesso all'amico e collega Bergonzi di essere a Piacenza, perché dobbiamo vedere anche altre cose dell'attività, quindi sono ben felice di essere là e vedere queste semifinali e poi la finale. 15 di maggio sarai invece a Cesenatico? Esattamente, poi dopo avremo l'impegno del trofeo delle province a Cesenatico, sia per quanto riguarda l'indoor sia per quanto il beach, anche lì vedremo i valori un pochino che la nostra pallavolo giovanile esprime, con tutti quanti i 9 le 9 selezioni provinciali, e poi ci sarà anche una fase sperimentale per quanto riguarda il beach volley, perché quest'anno abbiamo provato alcune novità anche per aumentando il numero anche delle coppie che parteciperanno. Altri appuntamenti da dare per quanto riguarda la regione? In questo momento no, ovviamente che terminato poi il trofeo delle province riprenderemo con le altre finali, perché ci sono ancora la 17 maschile e la 16 femminile che stanno ancora giocando nelle fasi provinciali. E poi comunque a giugno c'è il trofeo delle regioni, bisogna qualificarsi per Assisi con delle formazioni in grado di competere a livello intanto nazionale. Intanto la selezione di Menarini ieri è arrivata prima al trofeo della Liberazione a Reggio Emilia, quindi vuol dire che anche lì ci sono dei valori abbastanza importanti. Ricordiamo che la regione ospiterà anche un campionato nazionale, ovvero l'Under 19 maschile, sì, a Parma. A Parma, i primi di giugno, ovviamente, come dicevo prima, la squadra dell'Emilia Romagna sarà rappresentata dalla DHL, ripeto, che ha una squadra che ritengo forte. E poi ecco, non conosco bene le altre formazioni, che poi sono soprattutto quelle legate alle formazioni di Serie A, però io credo che abbia veramente dei ragazzi molto interessanti e anche di sviluppo nel futuro. Comunque ricordiamo che l'Emilia Romagna ha le squadre qualificate sia con Modena maschile che con Piacenza donne alla finale scudetto, quindi comunque speriamo che uno tricolore resti io in Emilia Romagna. Lo spero assolutamente, me lo auguro e in bocca al lupo ad entrambe le formazioni. Presidente, grazie, l'appuntamento con Topo Volley ovviamente torna la prossima settimana. Grazie Laura.